Arezzo, prima tappa toscana del 2016 della campagna educativa portata avanti dalla Polizia Postale Una vita da social, partita da Napoli il 26 settembre 2015 e che si chiuderà a Roma a fine aprile. Le finalità dell'iniziativa sono quelle di fare in modo che non si verifichino più quei gravissimi episodi di cronaca culminati con il suicidio di alcuni adolescenti collegati al dilagante fenomeno del cyberbullismo. Quali sono i consigli che si possono dare non solo ai ragazzi ma anche alle famiglie? Di stare attenti, nel senso sfruttare le potenzialità di internet che ormai è indispensabile nella nostra vita, nelle relazioni, è una potenzialità enorme, ma di essere vigili per i loro figli e per loro stessi. Devo dire che non solo gli adolescenti ma gli stessi adulti sono vittima di internet e di uno scorretto approccio alla rete. I fenomeni li conosciamo, si è vittime di improprie o imprudenti immagini o affermazioni o comunicazione dei propri dati attraverso i vari social network e poi si cade vittima dell'utilizzo improprio che se ne fa. Devo dire adulti anche come genitori, una maggiore consapevolezza, una maggiore presenza anche con i propri figli e cercare di essere al passo con i nuovi mezzi, le nuove tecnologie, perché purtroppo quello che capita agli adulti è quello di non partecipare adeguatamente di questa nuova vita dei loro ragazzi e quindi di essere inconsapevoli di quello che poi purtroppo talvolta vengono a scoprire in maniera negativa e tragica.